Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News e anche questa edizione si apre con la cronaca, con un fatto che ha suscitato davvero molto scalpore e anche allarme a Mortara che è stata svegliata di soprassalto questa notte da una forte esplosione. Erano da poco passate le 2:30 quando si è verificato un botto che poi si è scoperto proveniente dalla rientranza di Via Roma che ospita Casa Angela, locanda e salumeria situate in pieno centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le indagini sul grave episodio che ha comprensibilmente scosso la cittadina lomellina sono in corso. Si fa sempre più strada l'ipotesi dell'atto doloso. Secondo le prime risultanze, a esplodere sarebbe stata una bomba carta. Qualche danno, come avete visto, all'ingresso della struttura, con il fumo che poi ha anche annerito la parete dell'edificio fino alle finestre del primo piano. Naturalmente le indagini sono ancora in fase di svolgimento. Se ci saranno ulteriori novità ve le riferiremo nelle prossime edizioni. E purtroppo un'altra notizia preoccupante arriva da Corbetta, dove sono giunte delle minacce di morte al sindaco. Ricorderete, già in passato avevamo riferito di episodi spiacevoli, di minacce nei confronti del primo cittadino, però questa volta si è fatto un passo ulteriore. Sono gli ultimi giorni tuoi di vita, hai poco da ridere. Una lettera scritta a mano su un foglio improvvisato, ma con un destinatario preciso, Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, insultato, apostrofato in malo modo. È arrivata nei giorni scorsi proprio a casa del primo cittadino e, ci tiene a precisare Ballarini, non è la prima volta. Un gesto, dice, che si aggiunge anche ad un nuovo tentativo di sabotaggio dell'auto personale della comandante della polizia locale. Il primo cittadino infatti fa un collegamento preciso tra gli eventi. Gli episodi si ripetono da quando l'amministrazione ha iniziato una campagna impostata al rispetto delle regole, soprattutto nel comando di polizia locale, licenziando due furbetti del cartellino e allontanando diversi fannulloni. Chiaramente anche questo ennesimo evento è stato denunciato alle autorità competenti. Qualche giorno fa, nella cassetta delle lettere a casa mia, mi è arrivata una lettera contenente delle minacce di morte. Ecco, ovviamente sono dispiaciuto, triste e amareggiato per tutto questo. Amareggiato anche perché credo che sia causato dal lavoro che stiamo facendo a Corbetta, dal lavoro improntato all'efficienza e al rispetto delle regole, al rispetto delle persone, dei cittadini che stiamo portando avanti a Corbetta, scardinando dei meccanismi in atto da diversi anni. Ecco, noi continueremo su questa strada perché crediamo fortemente nel bene dei cittadini. Non ci facciamo intimorire. Sicuramente siamo amareggiati perché da mesi abbiamo denunciato tanti episodi alla magistratura, alle forze dell'ordine e aspettiamo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso. Nel frattempo siamo un po' amareggiati che tante persone con odio e cattiveria cerchino di spaventarci. Sono ancora da fissare i funerali di Arianna Varone, la giovane calciatrice del Gropello, morta ieri mattina in un incidente stradale. La 21enne in forza alla Riozese, dopo aver militato anche nell'Inter, stava raggiungendo il posto di lavoro a San Martino Siccomario in sella al suo scooter quando, all'altezza del rondò che da Gropello porta verso San Nazaro e San Martino, avrebbe urtato un'auto in coda, perdendo il controllo e finendo contro un mezzo pesante che sopraggiungeva nella direzione opposta. Grande il cordoglio in paese, dove la famiglia della ragazza è molto conosciuta, e in tutto il mondo del calcio. Dal ministro dello sport Spadafora alla federazione fino alla Lega Nazionale Dilettanti e a innumerevoli tifosi, tutti stanno esprimendo in queste ore le condoglianze alla famiglia e agli amici.
Ci occupiamo adesso anche del caso di politica che sta investendo Pavia. Ieri pomeriggio la nomina del nuovo assessore a bilancio Mara Torti, però ci sono tensioni in maggioranza che in qualche maniera sono anche nate dalla nostra diretta, della trasmissione linea attualità di ieri pomeriggio, dove era ospite il coordinatore provinciale e deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo. Ma ci colleghiamo direttamente con Palazzo Mezzavarba, dove c'è Mario Fortunato. Mario, raccontaci un po' che cosa sta succedendo. Sì Paolo, inizio col dirti che siamo qui al di fuori della sala consiliare di Palazzo Mezzabarba perché sta per iniziare un'importante conferenza stampa. Vedete passare anche alcuni colleghi sul futuro del recupero del monastero di Santa Clara, una delle tante aree dismesse presenti in città. Ovviamente nelle prossime edizioni vi daremo notizia anche di questa importante iniziativa. L'aspetto politico, come ricordavi, tante le reazioni e ovviamente tante le tensioni perché la decisione è stata un po' presa nelle segrete stanze dal sindaco Fracassi. Questo non è piaciuto a molti esponenti della maggioranza, tra questi Alessandro Cattaneo, presente nella trasmissione Linea Attualità condotta dal nostro direttore, insomma ha commentato un po' anche in modo ironico, ho saputo da Telepavia, da Milano Pavia TV, la notizia del nuovo assessore, questa testimonianza di una mancata condivisione della scelta. Una polemica che si basa non tanto sul nome, quindi sul Mara Torti, il cui curriculum parla chiaro, per lei vanta una larga esperienza in campo amministrativo a livello tecnico, quanto appunto per le modalità della scelta. Un tema sollevato da Alessandro Cattaneo, che ha comunque ribadito come Forza Italia resterà fedele all'attuale maggioranza, ma anche da diversi esponenti della stessa maggioranza di centrodestra, e parliamo in particolare dei consiglieri comunali che sostengono l'azione amministrativa. In queste ore, Paolo, possiamo dirti che le chat sono veramente bollenti, senza voler fare i nomi, però i commenti sono più o meno tutti improntati a quanto sostenuto anche da Alessandro Cattaneo e alla mancata condivisione di questa scelta. Oggi pomeriggio alle 14:30 la prima giunta ufficiale in cui sarà presente anche il nuovo assessore al bilancio, che avrà un delicatissimo compito, quello di gestire questo periodo di emergenza coronavirus, e poi anche nel prossimo collegamento entreremo un po' più nel dettaglio, visto che lunedì è convocato un nuovo consiglio comunale. Per il momento ti restituisco la linea. Grazie Mario, intanto vediamo l'immagine della presentazione che si è svolta ieri pomeriggio. È Mara Torti, il nuovo assessore al bilancio del comune di Pavia, 48 anni, nata a Stradella. Torti è laureata in economia e commercio e svolge il ruolo di revisore contabile in diversi comuni lombardi. La sua nomina arriva a meno di una settimana dalle burrascose dimissioni dell'ex assessore Chiara Rossi. Per la dottoressa Torti si tratta del primo incarico a livello politico. Sì, indubbiamente il momento è particolare ed emergenziale perché tutte le amministrazioni locali hanno dovuto adattare la propria programmazione per rispondere a queste esigenze e a queste urgenze, insomma, sempre con lo sguardo alla necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e con l'obiettivo di proseguire e continuare la programmazione già assunta per realizzare i progetti intrapresi, insomma, che fanno parte della programmazione dell'amministrazione. Oggi diciamo è il suo primo giorno, che settimane si aspetta da qui, insomma, alla fine dell'estate? Beh, insomma, sicuramente 2 settimane molto intense in cui sarà necessario anche studiare e acquisire proprio le informazioni, la documentazione, quindi essere informata dai miei colleghi e anche dai responsabili del servizio finanziario in modo tale da acquisire tutto quanto sia necessario per poter partire, insomma, subito e poter collaborare fattivamente con l'amministrazione per la prosecuzione dei progetti in corso. Una scelta tecnica, ha spiegato il sindaco Fabrizio Fracassi, che ho fatto in totale autonomia. A Palazzo Mezzabarba nei giorni scorsi sono pervenute diverse candidature per il ruolo di assessore al bilancio. La decisione di affidare l'incarico alla dottoressa Torti è arrivata al termine di un lungo lavoro di selezione. Poi ho fatto una scelta su quello che ritenevo fosse la persona più giusta. Non è una scelta politica, è una scelta tecnica. E ribadisco, scelta tecnica così come avevo detto ai capigruppo della maggioranza. Per cui in funzione di questo ho agito, secondo me, nel modo migliore. La dottoressa Torti è una dottoressa che ha esperienza, anche se dall'altra parte del settore come revisore dei conti. Sono da 18 anni che segue praticamente diversi comuni della regione Lombardia, un piccolo, un po' più grande, addirittura anche una provincia. Di conseguenza, secondo me, ha l'esperienza maturata opportuna. Quando abbiamo parlato, naturalmente è stato un colloquio abbastanza lungo,
così come ha detto lei, si riconosce per quanto riguarda i progetti di questa amministrazione e di conseguenza sono convinto che potremo lavorare molto bene. Quindi è un cambio in corsa, come ho scelto la volta scorsa una donna, ho ribadito un assessore donna e come ho scelto la volta scorsa un assessore tecnico, ho ribadito con un assessore tecnico. Montiamo pagina, affrontiamo adesso il capitolo dedicato all'epidemia da coronavirus. Andiamo a collegarci con l'ospedale Fornaroli di Magenta, dove c'è in diretta Felicia Buonomo. Buongiorno Felicia. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. I dati di ieri ci dicono che a fronte di 9.099 tamponi effettuati sono 88 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 17 a seguito di test sierologici. Possiamo dire che si riduce sensibilmente, questi sono come sappiamo i dati diciamo più significativi, più importanti, il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari sono meno 218 per un totale di 692. I pazienti in terapia intensiva sono ad oggi 48, meno 3 rispetto alla rilevazione precedente. Aumentano i guariti 758. E possiamo dire anche che si riduce sensibilmente il rapporto percentuale tra i casi positivi sul totale dei tamponi giornalieri, che per la giornata di ieri si attesta a quota 0,97%. Gli attualmente positivi sono 12.227, ovvero meno 677. I dati su Milano, si parla di 29 nuovi casi, di cui 17 a Milano città, quindi insomma un andamento che progressivamente migliora. Per ora è tutto, Paolo, a te la linea. Grazie Felicia, torneremo da te tra poco per capire il ritorno alla normalità sempre più progressivo dell'ospedale di Magenta. Ci occupiamo adesso però di aspetti economici, perché tra le tante persone che hanno fatto i conti di quanto sta costando e quanto costerà alla fine dell'anno tutto questo, c'è anche Regione Lombardia, perché naturalmente crollando i movimenti economici, crollano anche le entrate. La Lombardia presenta il conto degli effetti dell'emergenza Covid. Mancheranno all'appello ben 320 milioni di minori entrate nella parte corrente, un capitolo sul quale le regioni non possono fare indebitamento. Ecco perché il governatore Attilio Fontana mette le mani avanti e minaccia: se non ci sarà una compartecipazione da parte dello Stato, non saremo in grado di rispettare gli impegni presi con il bilancio, il che significherebbe tagli in vista nei capitoli delle politiche sociali, la formazione e l'istruzione, quelli per il lavoro e quelli per la cultura. È lo scenario emerso ieri nel corso della riunione degli Stati Generali per il Patto per lo Sviluppo, organizzati dalla Regione per discutere con le parti sociali e gli stakeholder del documento di finanza regionale 2020-2023, che dovrà avere il via libera dal Consiglio regionale prima della pausa estiva. Un documento che è stato rivisto per le conseguenze della pandemia sull'economia lombarda, ma che si ripropone ugualmente di dare un'accelerazione per favorire una pianificazione di interventi per ripristinare l'immagine e l'attrattività della Lombardia. Uno scenario che metterà a dura prova il piano per la ripresa, nel quale Palazzo Lombardia si è impegnato a finanziare una spesa complessiva fino a 3 miliardi a favore delle opere pubbliche dei comuni, già approvata per un totale di 400 milioni di euro. Fra le conseguenze saranno pesanti quelle sulla scuola. C'è molta discussione in questi giorni e molte polemiche sulle linee guida del Ministero su come potrà essere il rientro in classe, molto dibattito anche nella cittadinanza. A settembre si ritorna in classe, ma con banchi distanziati di almeno un metro e con le mascherine da indossare obbligatoriamente per tutti, salvo i bambini sotto i 6 anni. Lo prevede la bozza contenente le linee guida per il ritorno a scuola in sicurezza, che la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina dovrebbe condividere con le regioni e gli enti locali durante la conferenza unificata di domani. Secondo lei è giusto che la scuola riapra a settembre? Secondo me sì, è giusto, perché bisogna andare a scuola, perché i bambini hanno bisogno socialmente sia di andare a scuola
sia di socializzare con i compagni, e io sono d'accordo che apra. Una cosa giusta, dopo tanto lockdown è una cosa giusta, perché i ragazzi devono ricominciare a rivedersi, anche con i banchi a distanza, ma almeno rivedersi, ritrovarsi, stare insieme. Le disposizioni per una ripartenza di tutte le scuole di ordine grado sono molteplici: riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento, frequenza scolastica in turni differenziati, estensione del tempo scuola alla giornata di sabato e per le scuole secondarie di secondo grado attività didattica in presenza e digitale integrata. Secondo lei, da mamma, soprattutto per le mamme che hanno i figli più piccoli, avranno paura a mandare i propri figli nelle classi? Noi abbiamo paura al momento, perché appunto non sono garantite delle norme di sicurezza adeguate, quindi cioè, è difficile, cioè, e questo sarebbe il compito degli esperti, stabilire delle procedure, delle modalità con cui coordinare le giornate dei bambini in modo che si mantenga comunque un certo livello di sicurezza. Le scuole potranno poi valutare l'opportunità di effettuare la refezione scolastica in due o più turni per evitare l'affollamento dei locali e per reperire nuovi spazi, visto il numero limitato di posti che potranno contenere le aule, sarà possibile usufruire di spazi anche fuori dagli istituti, come biblioteche, parchi, cinema e teatri. L'obbligo della mascherina tra i ragazzi sarà rispettato? È difficile? È difficilissimo, quello è molto difficile. L'importante è avere distanziamento tra i banchi di scuola, tra i posti, penso così, insomma. No, secondo me conviene che tenga su anche in classe, per la loro salvaguardia e anche la nostra magari. Dai bambini e dai ragazzi delle scuole ai neonati, perché ora torniamo a collegarci con l'ospedale Fornaroli di Magenta e con Felice Buonomo. Felice, tu hai appena fatto una visita per raccontarci come è stato nuovamente riorganizzato il reparto di maternità. Sì, proprio così, Paolo. Stamattina siamo ritornati, a distanza di qualche settimana, nel reparto maternità, insomma ginecologia e ostetricia dell'ospedale Fornaroli di Magenta, accompagnati dai due primari, la dottoressa Parola e il dottor Barbacini. Ricordiamo che l'ospedale Fornaroli ad oggi è un ospedale Covid free, dove non esistono più fortunatamente dei reparti dedicati ai pazienti Covid, ma alcuni accorgimenti sono ancora chiaramente presenti per evitare possibili contagi da coronavirus. Allora, anche nella maternità si sta tentando di tornare lentamente alla normalità. La ginecologia, ad esempio, ha ricominciato ad effettuare le operazioni che prima non potevano essere svolte, chiaramente con la modalità di sottoporre a tampone tutte le pazienti, anche se i primari ci hanno raccontato che comunque nell'ultimo mese non hanno riscontrato casi di positività, ma la novità, insomma, più importante e, come ci hanno raccontato anche i medici, più bella, è che da pochissimi giorni, da veramente 2 o 3 giorni, i papà possono entrare in ostetricia durante il pasto, durante i pasti, quindi durante la cena e il pranzo, per stare insieme alle mamme e ai neonati. È uguale per la neonatologia, dove sapete, insomma, ci sono i bambini che hanno ancora bisogno di cure dopo il parto. Anche a loro, insomma, anche ai papà è stato concesso di poter entrare, chiaramente uno per volta, con la mascherina, lavando spesso le mani, con tutti gli accorgimenti del caso. E infine anche per la pediatria si è riaperta la sala giochi e l'ingresso non solo al papà o a un parente per 1 ora al giorno durante il pomeriggio, ma lo racconteremo meglio nella prossima edizione del nostro telegiornale. Grazie, grazie a Felicia Buonomo. Si è fatto piuttosto importante il quadro accusatorio nei confronti di uno dei gestori della pista di Ottobiano, posto il gestore sotto fermo giudiziario dopo che la Guardia di Finanza nel pomeriggio di ieri aveva disposto anche il sequestro della struttura. Le ipotesi di reato sarebbero di bancarotta e false fatturazioni, oltre a reati ambientali dovuti a non corretto smaltimento dei rifiuti. Oltre a uno dei titolari figurano indagate diverse altre persone. La lente degli investigatori è concentrata in particolare sul fallimento avvenuto alla fine del 2019 della South Mileno Karting SPA, una delle società che sono collegate all'autodromo.
Torniamo ora in diretta con Palazzo Mezzabarba a Pavia con Mario Fortunato. Mario, ce n'avamo prima, nei prossimi giorni passi importanti per la città. Sì Paolo, intanto è ancora in corso la conferenza stampa di cui parlavamo nel primo collegamento. Il sindaco Fracassi sta annunciando con l'assessore Bobbio Pallavicini novità importanti sulla gestione futura degli appalti per il recupero del monastero di Santa Clara, e saremo ovviamente più precisi nelle prossime edizioni. Importante, come sottolineavi tu, anche il consiglio comunale che è calendarizzato per lunedì 29, sempre ovviamente in videoconferenza, si spera che possa essere uno degli ultimi. C'è una delibera molto importante da affrontare, che è la revisione dello statuto di ASM, un passaggio fondamentale, un passaggio tecnico ma anche politico fondamentale per poter riassegnare all'azienda di Via Donegani la gestione del verde cittadino, un tema che sappiamo essere molto sentito dalla popolazione, dalla cittadinanza, e sotto l'amministrazione De Paoli, come ricorderete, la gestione era stata affidata a tre cooperative, scelta politica che non era piaciuta affatto all'amministrazione, l'attuale amministrazione, allora opposizione di centrodestra. Passaggio in Consiglio Comunale con questa delibera consentirà di riaffidare al termine dell'appalto ponte in scadenza a settembre la gestione ad ASM. Altro aspetto fondamentale, abbiamo raccontato delle commissioni convocate, le quattro commissioni per affrontare l'emergenza coronavirus, in particolare le conseguenze economiche e sociali. Ecco, dopo il passaggio nelle quattro commissioni, lunedì il tema verrà affrontato anche dal Consiglio Comunale per provare a mettere in campo ulteriori risorse dopo quelle già stanziate nei mesi, nelle settimane scorse, compito che spetterà anche al nuovo assessore al bilancio Mara Torti, appena insediata. Insomma, non sarà un compito affatto semplice. Paolo, a te la linea. Grazie Mario. Nuove indicazioni sull'origine dell'inquinamento in pianura padana sono emerse dalle ricerche effettuate durante il periodo di lockdown. A parlarne è stato l'assessore all'ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, che ha spiegato come si debba ridefinire il ruolo del traffico veicolare nella produzione di inquinamento. A fronte di una riduzione del traffico pari a circa il 70% nell'intera area del bacino padano, ha fatto presente Cattaneo, si è registrata una riduzione delle emissioni di inquinanti che va dal 14% per il PM10 fino al 40% per gli NOx, gli ossidi di azoto. Le politiche che adotteremo, ha detto Cattaneo, dovranno necessariamente agire non solo sulla mobilità, ma anche su molteplici altri fattori di inquinamento, quali il riscaldamento a biomasse e le emissioni provenienti dagli espandimenti in agricoltura. E cerca di essere una risposta in senso ecologico a quella che è diventata una esigenza causata dall'aumento del commercio online, l'approvvigionamento da parte di Poste Italiane per la sede di Pavia di nuovi mezzi da affidare ai postini. Vediamo. Ripartire in modo green, più ecologico, con un rinnovo della flotta aziendale che continuerà anche nei prossimi mesi. A Pavia sono entrati in funzione i primi 12 nuovi motocicli elettrici a tre ruote di Poste Italiane, mezzi che serviranno per la consegna dei pacchi e della corrispondenza, con uno speciale baule che permette una quantità di carico fino a 270 litri contro i 76 dei motocicli tradizionali. Una caratteristica fondamentale per il lavoro dei portalettere, vista l'impennata di acquisti tramite e-commerce che si è registrata durante il lockdown. Ad aprile in provincia di Pavia sono aumentate infatti del 213% le consegne dei pacchi da parte di Poste rispetto allo stesso periodo del 2019. Soprattutto nel periodo di lockdown c'è stato, diciamo, un grosso aumento di pacchi, quindi di compri e vendita online, tale che penso che tale media c'era solamente nei periodi di Natale, quindi nei periodi di regali. Però per fortuna sono arrivati questi mezzi che sono veramente capienti. Ad esempio oggi io penso di avere un tubo, tra l'altro, di mezzo metro e sono riuscito a metterlo qui dentro. Quindi, diciamo, mi ha evitato già di prendere la macchina in una zona centrale di Pavia, così sono anche più veloce nel consegnare tutti i pacchi, diciamo. I nuovi motocicli sono alimentati elettricamente al 100% e hanno una potenza di 4 kW, che garantisce una velocità massima di 45 km orari e un'autonomia energetica di circa 60 km. Grazie a queste caratteristiche, i mezzi consentono ai portalettere di consegnare la corrispondenza e i pacchi con una sola ricarica. Poi, tra l'altro, questo è anche un vantaggio anche nei nostri confronti, quindi noi non abbiamo più
diciamo tra virgolette, la perdita di tempo di dover andare dal benzinaio e quindi perdere diciamo minuti, tra l'altro per noi preziosi, per poter recapitare tutto diciamo negli orari previsti. Infatti nella sede in Viale Brambilla abbiamo gli appositi, le apposite prese dove si possono ricaricare. Qualche notizia dal web, abbiamo parlato prima di scuola, qui vediamo sull'ANSA un commento dell'assessore all'edilizia scolastica del comune di Milano, Limonta, che dice: manca almeno il 20% degli spazi. A Milano per il prossimo anno scolastico potrebbe mancare almeno il 20% dello spazio per accogliere tutti i bambini. Gli incontri del comune con tutti i presidi finiranno domani, ma si fa già una prima stima. Nell'ipotesi di dimezzamento dei bambini per classe, quindi già contando di avere la metà dei bambini in ogni classe, comunque servirebbe almeno un 20% in più di spazi ulteriori esterni agli edifici scolastici, un rebus molto difficile. Vediamo anche una notizia che parte da Milano, ma di fatto è di interesse nazionale, una notizia di cronaca, vediamo qua su Il Giorno. Truffa dei diamanti, arrestato imprenditore, sequestrati oltre 17 milioni di euro. Una truffa dei diamanti, tra le vittime del raggiro c'erano stati anche dei VIP come Vasco Rossi, Federica Panicucci e Simona Tagli. Il noto imprenditore Nicolò Maria Pesce, titolare della società di consulenza Camet, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano per riciclaggio dei risparmi investiti da migliaia di persone che sono state truffate, sequestrati i beni per oltre 17 milioni di euro. Ricordate che c'era già stato un primo filone di questa indagine, ora si arriva all'arresto dell'imprenditore e a questo maxi sequestro. Per il momento è tutto, come sempre vi ricordo poco dopo le 16 l'edizione flash del telegiornale, poi alle 18 linea attualità e quindi i telegiornali della sera. Buon proseguimento di giornata.